Sanremo 2018, Decibel, cosa ci diciamo? Ci diciamo che è cominciata, ci stiamo divertendo, abbiamo un sacco di progetti, quindi in realtà è la partenza per tutti i progetti più importanti del 2018, che sono l'uscita di un album che è l'Anticristo e un tour che partirà tra breve, insomma, per cui tutto vuole partire da qua. Lo stesso entusiasmo di 38 anni fa? Ma forse anche di più, nel senso che eravamo entusiasti per un po' di anni fa, dato che piombavamo su Sanremo con un look, un modo di suonare completamente diverso da quello che era in uso allora. E altrettanto entusiasti lo siamo adesso, perché tutto sommato noi continuiamo a fare della musica suonata dal vivo, realizzata come una volta con strumenti reali, e ci accorgiamo che di fianco a noi invece ci sono tante realtà che non sono assolutamente così, quindi siamo emozionati alla stessa maniera. Sì, anche dal punto di vista compositivo, oggi abbiamo sentito un po' di prove, bravi tutti, però abbiamo sentito 19 canzoni e lettera dal Duca. Senti, ma è strano, cioè da Contessa a Duca, c'è sempre questo filo di Noblesse oblige. Sì, sì, vabbè, no, certo. Vivo da re. La corte del principe dell'altro. C'è sempre questa cosa, eppure, come dire, si parlava ai tempi, no, di un discorso di tradizioni, il punk, tutto quanto, cosa c'è? Invece c'è sempre questa linea sottile su. E forse io sono il maggior colpevole dei tre, perché i testi in genere li scrivo io. Bisognerebbe chiedere a un psicanalista, forse ha la voglia di prendere le distanze. Abbiamo comunque citato. Che sei un clinico, certo, che sei un psicanalista. Posso tentare. Ecco, vediamo di fare una piccola anamnesi. Beh, noi abbiamo una convinzione che ci portiamo dietro, cioè che il rock sia la musica classica del XXI secolo, quindi un'aura un po' di nobiltà in questo tipo di rapporto con la musica che noi vediamo c'è. E per noi i nostri maestri sono i rappresentanti di questa novità, li abbiamo citati tutti nella nostra canzone My Generation, e quindi probabilmente un pochettino di questa novità ce la sentiamo addosso anche noi. Non è male, molte delle cose nel rock segnate arrivano anche da cose un po' più indietro. Bach, insomma, ha fatto scuola. Beh, di questo, no? Il metal è figlio di Bach, ecco, infatti. Però lettera al Duca. Dal Duca, come mai? Lettera dal Duca, cioè è un messaggio che arriva da... È un messaggio che arriva, sì, in realtà dopo che loro hanno fatto la musica si è parlato tra di noi del fatto che armonicamente c'erano delle cose che ricordavano un po' Bowie, e quindi io sono andato a letto e ho sognato Bowie, niente di arcano, semplicemente se parli per tutta la giornata di Bowie. Sogno o incubo? No, sogno, può succedere. E quindi mi sono alzato e ho scritto il testo. E in qualche modo è il messaggio di qualcuno che è in un'altra dimensione. Quindi non è solo Bowie, è anche la spiritualità, l'immortalità dell'anima. Ma ci sono tanti fattori in questa cosa. A proposito di spiritualità, immortalità, insomma, faccio un piccolo parallelismo con Sanremo oggi. Voi l'avete vissuto un po' di tempo fa, adesso vi siete ritrovati su quel palco. Che cosa è cambiato? Cosa avete trovato di differente? Non, beh, chiaro, la tecnologia è chiaro che lo fa da maestro, ma proprio guardandolo un po' nella struttura, ecco, mettiamola così. Alla fine sono cambiati, come dire, tutti i modi di diffondere la musica. Noi eravamo nell'epoca pre-CD addirittura, e adesso siamo nell'epoca di post-CD, Spotify, eccetera, eccetera. Per quanto ci riguarda, siamo una mosca bianca esattamente come era già successo nell'80, e per gli stessi motivi, più altri motivi, che sono il fatto che noi per esempio saliamo sul palco e suoniamo sul serio, c'è il computer, inseriamo un jack in un amplificatore, suoniamo, non dobbiamo inserire USB in computer e facciamo dischi con questo principio, cioè sui nostri dischi trovi due tastiere al massimo, perché lui ha due mani. Trovi due chitarre, perché c'è lui che suona e c'è Paolo Zanetti dal vivo che suona, magari a volte ci suona anch'io. Per cui trovi quello che può essere esattamente riprodotto su palco. Quindi insomma sul disco, come asteriscato, non troveremo nulla. No, non c'è programmazioni di, perché non esistono programmazioni. Quindi non c'è congelato, insomma, il prodotto congelato, come dicevi. Bravissimo, infatti
una delle battaglie, secondo me, da fare è proprio questa. Se tu vai al ristorante e magari mangi benissimo, però loro sono obbligati a scrivere il pesce è congelato. Quindi sui biglietti bisognerebbe scrivere questo concerto ha sequenze preregistrate. Non è male. Senti, sul disco invece tutti e tre avete uno sguardo come dire, particolare verso che cosa? Ma lì recitiamo una parte, siamo dei manager, dei top manager, quelli che stanno al di sopra di tutti e che dettano le regole del mondo. Quindi tra queste ci sono quelle, potremmo immaginarci, di chi cade come presidente o viene eletto e perfino qualche guerra, dove scorre la guerra, ma ancora, diciamo, ancora più a livello di media, addirittura quale musica deve essere ascoltata, il tutto con un intento che è quello di abbassare la media della consapevolezza delle persone. Quindi il nostro concetto di anticristo non è l'anticristo, diciamo, figurato da Rasputin nella Russia zarista. L'anticristo oggi è a un livello superiore. È un protocollo comportamentale, ma se alcuni che manovrano il mondo. Potrebbe quindi ritornare a quel discorso troppo costruito nella musica oggigiorno? Di bassa lega, di basso livello, ma per una scelta precisa, so, perché la gente meno pensa, meglio è. Vinciamo Sanremo, cosa facciamo? Diciamo, saremo vuol dire che siamo in un paese migliore di quello che pensavamo, perché non è facile vincere Sanremo con una canzone come Le Frasi al Duca. Sarebbe meraviglioso per l'Italia, non a parte gli scherzi, perché vorrebbe dire che comunque c'è della gente che sa scavare sotto, e quindi sarebbe un bel corso. Il meccanismo del voto è un po' più contorto quest'anno, quindi magari perché no? Guarda, io non ho mai capito bene il meccanismo del voto, faccio fatica. Quando ho vinto mi sembrava tutto normale, meravigliosamente perfetto, quando invece vinceva qualcun altro dice ma non ho mica capito questo voto, perché era umano. È come quando l'arbitro ti fischia il rigore a favore, che vuol dire che era un ottimo arbitro, quando te lo fischia contro è un arbitro che tu. Domani sera ci sarà l'orchestra, quindi un arrangiamento particolare della nostra canzone. Ma neanche tanto, cioè, abbiamo un po' di archi eccetera, ma molti soffriranno in questo festival, perché se tu fai appunto il disco con la batteria finta, i groove di batteria, il pad, e poi un'orchestra vera riproduce quello che di finto imitava i suoni veri, e non hai il suono del disco, noi avremo il suono del disco. Ma perché in regia c'è Lorenzo Cazzaniga, che è con noi, che è quello che ha prodotto, diciamo, tecnicamente l'album. Quindi si sentirà bene, secondo me. Di tutte le canzoni che avete sentito, quale vi ha colpito a ognuno, magari in modo differente? Il problema è che non riusciamo a sentire, ad ascoltare tutte le canzoni. Ne abbiamo ascoltate 3 o 4, e sarebbe ingiusto dare un parere su queste. Però Fiumi di parole di Jalisse. Non era male, eh? Non so se è stato scelto però per questa edizione. No, non c'è. Lo sappiamo. Sussidiario.net, ciao. Ciao.